Buongiorno, iniziamo la sessione del question time muovendoci in un ordine basato sulle presenze dei colleghi, quindi direi di passare, di iniziare subito con l'oggetto 63. Si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Squarta e rivolta all'assessore Barberini, intervenuta da sentenza del Consiglio di Stato di illegittimità del ticket imposto sulle prestazioni sanitarie rese in regime di intramenia, informazioni della Giunta regionale sull'ammontare delle somme introitate dalla Regione con il ticket medesimo e sulle risorse con le quali si intende ottemperare alle richieste di risarcimento. Informo i colleghi e li prego di essere, diciamo, ligi rispetto ai tempi, perché poi le riprese potrebbero subire delle variazioni anche rispetto alla possibilità di essere mandati sulle emittenti. Grazie. Prego, consigliere Squarta. Sì, grazie Presidente. Noi sappiamo che con decreto del 2011 il Capo Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute, di concerto con la Ragioneria Generale dello Stato, ha definito la stima dei gettiti derivanti per le singole regioni dall'applicazione della quota fissa di 10 euro per ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle eventuali misure alternative di compartecipazione. Nell'ambito di tale stima, il gettito atteso dall'Umbria per l'anno 2012, così come rideterminato, era risultato pari a 10,9 milioni di euro. Al fine di ottenere un effetto finanziario non inferiore ai suddetti 10 milioni su base annua, l'esecutivo regionale aveva introdotto, con decorrenza al 27 febbraio 2012, quale ulteriore misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, un ticket aggiuntivo a carico del paziente pari al 29% sulle prestazioni erogate in regime di intramenia, a copertura di euro 3.600.000 della manovra complessiva. Nel gennaio 2013 c'è stato varie sentenze, ricorsi al TAR e quant'altro, ora c'è stata questa sentenza del Consiglio di Stato che aveva sostanzialmente ad oggi ribaltato questo prospetto normativo, dichiarando illegittimo questa tassa messa a punto dalla Giunta regionale, questo ticket intramenia pari al 29%. Preso atto nel frattempo che per effetto di introduzione della tassa le rilevazioni delle prestazioni intramenia relative al 2012 mostrano una flessione del 20% rispetto alle prestazioni erogate nello stesso periodo del 2011, perseverando nell'errore, con decreto della Giunta regionale del 2014 la Regione continuava a reintrodurre il ticket aggiuntivo dal 29 al 20% con decorrenza dal 28 aprile 2014. Quindi, preso atto appunto di questa sentenza che dicevo poc'anzi, che appunto dichiarava illegittima la tassa imposta dall'esecutivo sulle prestazioni sanitarie rese in regime di intramenia, interrogo appunto l'assessore per conoscere quanto ammontano le somme introitate dalla Regione sia con il primo ticket del 29% sia con il secondo ticket del 20% e a valere su quali risorse intenda ottemperare alle richieste che verranno sicuramente avanzate di restituire le somme che sono state illegittimamente riscosse da parte della Regione. Grazie consigliere Squarta, prego assessore Barberini. Sì, la norma a cui fa riferimento, il ticket a cui fa riferimento il consigliere interpellante fa parte di un accordo recepito dalla Regione Umbria, un accordo tra il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia, appunto recepito dalla Regione Umbria, con la quale nella sostanza si sono individuate misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie rispetto a quanto lo Stato chiedeva alle Regioni di una compartecipazione di un ticket di euro 10 di quota fissa per ogni ricetta. La Regione Umbria aveva stabilito modalità diverse di compartecipazione proprio per non aggravare tutti i cittadini in maniera indistinta, trovando delle soluzioni alternative. Una delle soluzioni alternative che l'interpellante non manifesta nella sua interrogazione è questa del ticket su questo tipo di prestazioni, ma è una situazione che dal mese di gennaio 2015 non è più applicata nel nostro servizio sanitario regionale. Nel caso specifico la norma è stata introdotta con due atti distinti. Il primo è relativo al periodo
cioè quello del ticket del 29%, che è relativo al periodo febbraio 2012 gennaio 2013, quindi per un'annualità, e ha determinato un incasso per le risorse regionali di 3.309.299 euro. Il secondo provvedimento introdotto a seguito la revoca del ticket 29% è un provvedimento della giunta regionale del 15 aprile 2014, la DGR 428, dove è stato introdotto un ticket per le prestazioni rese in regime di libera professione intramenia del 20%. Questo 20% è stato applicato esclusivamente nel periodo fino aprile 2014 sino a gennaio 2015 e ha determinato un incasso pari a 1.917.684. Nella sostanza noi abbiamo due situazioni. La prima, quello del ticket 29%, dove non c'è giudicato sfavorevole alla Regione Umbria e pertanto per quel periodo nulla deve essere nel caso restituito ai cittadini. Il secondo ticket, quello del 20%, per l'importo appunto di 1.917.684, nel caso si sta valutando come e se restituire sulla base delle domande che faranno i cittadini. E questo sarà anche oggetto di accordo e valutazione con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia. Quindi ci riserveremo successivamente di riferire eventualmente le modalità, ripeto, che attengono esclusivamente solo al secondo ticket per la cifra di 1.917.000. Grazie Assessore, prego Consigliere per la replica. Qui ancora una volta, oltre il danno anche la beffa, perché la Giunta regionale, come noi sostenevamo da tanti anni, continuava ad applicare una tassa illegittima ed ingiusta. Io sono convinto, anche per quello che ho l'esperienza, come avvocato, che fioccheranno, come abbiamo preso anche dalla stampa, una miriade di ricorsi, e quindi invito la Giunta a attrezzarsi quanto prima, perché credo queste somme debbano assolutamente essere restituite. Grazie. Proseguiamo adesso con l'oggetto numero 64. Si tratta di una interrogazione presentata dai consiglieri Liberati e Carbonari, per la quale risponde l'assessore vicepresidente Paparelli. Eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, dichiarazioni rese all'Assemblea legislativa nella seduta del 22/11/2016 dalla Presidente della Giunta regionale in merito a chi avrà effettivo diritto ad occupare le nuove abitazioni in emergenza, comunemente conosciute come casette di legno, precisazioni della Giunta medesima al riguardo. Prego, Consigliere Liberati. Sì, buongiorno, grazie Presidente. Dunque, la vicenda è quella nota di a chi andranno le casette nuove, le nuove casette di legno in realtà sono di altri materiali, e quindi riguarda potenzialmente migliaia di sfollati, migliaia di famiglie. Si tratta di numeri molto importanti e abbiamo saputo nel corso della seduta del 22 novembre scorso, dalle parole della Presidente Catiuscia Marini, che le Regioni, lo leggo puntualmente, le Regioni in attuazione di un accordo nazionale d'intesa col Dipartimento di Protezione Civile si occupano della realizzazione delle aree per le sistemazioni di abitazioni di emergenza, ma al di là di questo, per le abitazioni di emergenza ne avranno diritto, diceva la Marini, esclusivamente i cittadini le cui case sono classificate E. Che significa? E è una classificazione che parla della totale inagibilità della casa, però noi sappiamo benissimo che anche chi è classificato C, D con approfondimento, F, inagibilità da rischio esterno, soggiace, come dire, è sottoposto a tempi molto lunghi per il ritorno a casa. Molto lunghi significa anche un lustro, due, e l'esperienza pregressa ci insegna che si tratta appunto di tanti anni. Queste persone potrebbero addirittura, le famiglie proprietarie di immobili classificati C, F, potrebbero addirittura impiegare più tempo di coloro che hanno un'abitazione classificata E totalmente inagibile, perché un'abitazione totalmente inagibile potrebbe essere demolita e ricostruita ex novo e quindi
Oppure chi ha un'abitazione classificata C o F in una UMI e la UMI, l'unità minima di intervento, come dire, può impiegare lo stesso tempo di una classificazione E. Ora, quindi, sembrano dettagli tecnici, ma in realtà parliamo di soggetti, di famiglie, di persone che hanno un problema analogo a quello di chi ha una classificazione più pesante, appunto la totale inagibilità. Una parziale inagibilità è con grossi danneggiamenti significa l'impossibilità di accedere alla propria casa per anni, perché appunto, come ci dice la classificazione della protezione civile, A, B, C, D, ecco, soltanto per la B c'è la possibilità di un pronto intervento, o lo leggo meglio, di una rapida realizzazione di interventi per il ripristino dello status quo ante. Quindi noi abbiamo chiesto alla Regione se ritenga corretto che queste casette, queste nuove abitazioni transitorie vengano assegnate soltanto alle famiglie che sono state classificate in tipologia E, considerando appunto che occorre una parità di trattamento al riguardo. Grazie. Prego, Assessore. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'interrogante perché ci consente di fare chiarezza su questa questione. Al momento le vigenti disposizioni della Protezione Civile Nazionale, la DICOMAC, consentono l'assegnazione della SAE, che sono soluzioni abitative emergenziali, che noi comunemente chiamiamo casette di legno, ma in realtà non sono casette di legno, sono delle vere e proprie abitazioni temporanee, ai soli esiti di inagibilità e per le sole abitazioni che presentano danni gravi. Questo per effetto di questa disposizione. Questa disposizione ovviamente trova la sua giustificazione nel fatto non solo di limitare il numero degli insediamenti emergenziali ai casi che avranno un percorso di ricostruzione più lungo e complesso, come quello che faceva riferimento l'interrogante, e quindi evitano il fatto che si utilizzino fondi importanti per situazioni che nel giro di qualche mese possano ritrovare la loro normalità. Infatti, per quegli edifici che presentano danni lievi classificati con esito B, i lavori possono essere avviati immediatamente, peraltro sin dal 24 agosto, laddove ovviamente possibile, consentendo il ritorno nelle proprie abitazioni in tempi brevi. Quindi noi attualmente abbiamo un decreto che prevede per le attività produttive e per le abitazioni che hanno subito danni classificati come B la procedura semplificata della perizia asseverata ed immediato avvio del credito d'imposta, quindi senza anticipare alcun euro, ed immediato avvio del ripristino dell'abitazione. Per quello che riguarda l'esito C, in genere l'esito C è attribuito nella scheda un edificio che presenta danni lievi limitati a porzioni dell'immobile parzialmente inagibile, che in alcuni casi potrebbero precludere l'intero utilizzo dell'unità immobiliare, ma in altri casi ad esempio invece potrebbero consentirne l'utilizzo parziale. Anche in questo caso, cioè nel caso di esito C, il decreto prevede che si possa fare ricorso alla procedura semplificata prevista con ordinanza commissariale 4 del 2016 e pertanto la tipologia C è riconducibile alla tipologia B, per cui immediata perizia asseverata, immediato utilizzo del credito d'imposta con l'istituto bancario che viene scelto e ripristino dei danni dell'immobile. L'esito D, tengo a precisare, è un esito temporaneo, in quanto il rilevatore ritiene opportuno effettuare ulteriori accertamenti e per quindi l'esito è interlocutorio, a cui necessariamente dovrà far seguito una ulteriore verifica che il Comune auspichiamo faccia in questo caso in tempi più brevi possibili, volti ad accertare se siamo in presenza di danni lievi, esito B, e quindi segue la procedura semplificata, oppure nel caso siano riconosciuti danni E, viene certificata con la scheda AEDES e quindi in quel caso gli verrà riconosciuto il diritto alle soluzioni abitative emergenziali. Quindi per questo riteniamo che si possa far chiarezza in questo senso e che le indicazioni fornite dalla Protezione Civile Nazionale attraverso anche le ordinanze, quindi il decreto va letto insieme anche alle ordinanze, siano valide e non necessitino di modificazioni in tal senso. Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica.
Ma io credo che l'assessore abbia chiarito una parte rilevante, cioè lui stesso ha detto che chi ha una tipologia C, perché a quella ci riferiamo, ma anche alla F, cioè una casa agibile ma con rischio esterno per cui diventa inagibile, si pensi a un campanile, purtroppo è già successo e cade su una casa accanto. Ecco, questi immobili hanno una inagibilità che potrebbe precludere l'utilizzo della stessa casa, il che significa che sostanzialmente per anni le persone saranno costrette a star fuori perché non è possibile un pronto intervento. Quindi, per quanto riguarda C ed F, e dico un approfondimento, no scusa, fammi terminare, queste persone, bisogna lottare perché queste persone abbiano non il container ma le casette SAE, MAP, come li vogliamo chiamare, perché altrimenti, avendo gli stessi danni, soltanto una o due stanze agibili, queste famiglie finiscono, ripeto, nei container per anni. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo adesso all'oggetto 65. Si tratta di un'interrogazione sempre dei consiglieri Liberati e Carbonari rivolti all'assessore Cecchini. All'assessore Cecchini, sì, eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, arrivo della stagione fredda e mancanza dei promessi tunnel stalle necessari al ricovero del bestiame, risarcimento dei costi sostenuti dagli allevatori costretti a spostare altrove il bestiame medesimo, dispositivi atti a garantire funzionalità e igiene previste per i tunnel ed oneri di urbanizzazione delle aree interessate. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Grazie. Prego, consigliere Liberati. Per cortesia, un po' di silenzio. Grazie. Dunque, anche qua parliamo di terremoto, credo sia necessario. E allora parliamo di terremoto con riferimento in particolare alla zootecnia e al mondo agricolo. In particolare, appunto, ci riferiamo al fatto che, passati 4 mesi dalle prime scosse, purtroppo, e stavolta devo dire, non totalmente per causa nostra, ma la causa è anche nostra se noi non solo non vigiliamo, ma non spingiamo questo sistema a fare in modo che si corra, per l'ennesima volta accade che gravi ritardi vanno a incidere sulla qualità della vita delle persone e in questo caso anche sulle attività produttive e sulla vita degli animali. Perché? Perché a fronte di oltre 100 stalle danneggiate, noi abbiamo un numero di tunnel. Cosa sono i tunnel? Sono quelle stalle provvisorie, chiamiamole così, i cui dispositivi peraltro sono ancora tutti da vedere, se siano funzionali o meno alle attività interessate. Ecco, a fronte di oltre 100 stalle danneggiate in Umbria, noi abbiamo un numero di tunnel microscopico rispetto alle effettive necessità finora raggiunti, insomma, in questa regione. Era prevedibile che arrivasse l'inverno. Allora cosa hanno fatto tanti allevatori? Hanno spostato a proprie spese gli animali. E io credo che questa sia già una sconfitta, sia già un modo dozzinale di aver trattato questa materia, ripeto, non totalmente per causa nostra, perché qualcun altro era deputato a svolgere rapidamente le gare, ma purtroppo la burocrazia è stata lenta anche a casa nostra, perché se penso a le case necessarie per gli allevatori, noi abbiamo messo in campo il primo bando soltanto a fine ottobre, con riferimento però al 24 agosto, quindi con 2 mesi di ritardo. Cioè, capisco i monitoraggi, capisco la necessità di valutare, di andare a vedere, cioè, ma non ci possono volere 2 mesi per mettere in campo i bandi quando c'è un'emergenza di questo genere. Allora abbiamo chiesto sostanzialmente di correre, abbiamo ricordato le parole del ministro Martina, il quale aveva detto in settembre che ci sarebbe stata una rapida attivazione del PSR per il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da eventi catastrofici come questo, e poi alla fine passano 4 mesi, arriviamo a Natale e i tunnel non arrivano ancora. Secondo alcuni, abbiamo citato una rivista importante, vanno bene soltanto per metterci il fieno ma non per mungerci le vacche, c'è un problema di costi delle relative urbanizzazioni, cioè io credo che sia stata presa oggettivamente sotto gamba anche questa materia. Probabilmente si impara sbagliando, ma abbiamo tanta esperienza pregressa purtroppo per il passato e facciamo ancora gli stessi errori, o siamo portati a farli.
o qualcuno li fa per noi, ma insomma, allora era il 27 novembre, il problema ancora esiste tutto, chi è che mai ripagherà gli allevatori degli armenti spostati altrove e quando arriveranno questi famosi benedetti famigerati tunnel? Io intanto vorrei evitare di fare confusione. Quando si parla di emergenza e di interventi per fronteggiare l'emergenza, parliamo di una cosa diversa da ripristino, perché il ripristino vuol dire mettere a disposizione le risorse per ristrutturare, per fare gli investimenti, quindi per riportare la situazione alla normalità, e questo lo faremo, siamo già nelle condizioni volendo di farlo, ma lo faremo, lo faranno gli imprenditori nel momento in cui appunto ci sono le condizioni. Altra cosa è tutto quello che è stato fatto e che viene ancora fatto durante la fase dell'emergenza, che non è coperta attraverso la misura del piano di sviluppo rurale, per questo motivo non è ancora aperta, perché con la misura 5 si interviene per sostenere gli investimenti strutturali, quindi il ripristino. Non è possibile utilizzare quelle risorse per il pronto intervento, altrimenti verrebbero scorporate nel momento in cui gli investimenti fanno e gli imprenditori fanno gli investimenti. Ma anche perché per gestire l'emergenza, attraverso i decreti legge che sono stati fatti, due poi con i decreti che mano a mano il governo ha fatto ogni volta, le ordinanze che sono state fatte ogni qualvolta c'è stato bisogno, si è coperto tutto il fabbisogno per dotare gli allevatori di stalle, sia per i bisogni di gli animali da latte, sia per quelli da carne, perché sono esigenze diverse, sia per quanto riguarda anche le casette, dal momento che abbiamo scelto di ascoltare la voce degli allevatori che ci hanno chiesto di avere un modulo abitativo accanto alle stalle anziché seguire le procedure di tutto il resto della popolazione. In questo senso, attraverso i decreti legge e le diverse procedure, come giunta regionale abbiamo dato mandato alla Regione Lazio di far le gare per le stalle, la Regione Umbria ha fatto le gare per le casette e abbiamo fatto una convenzione con l'Agenzia per la Forestazione, mettendo in capo tutto quello che riguarda la realizzazione delle piattaforme utili per installare sia le stalle che le casette. All'oggi il fabbisogno che riguarda le imprese che hanno subito danni il 24 di agosto è coperto, stanno ultimando, diciamo, gli allestimenti delle stalle, ma l'Agenzia per la Forestazione ha finito il suo lavoro, anzi sta andando avanti anche per naturalmente coloro che sono stati danneggiati dopo il 30 di ottobre. Nel frattempo c'è intervenuto un decreto legge del governo che ha modificato anche le cose, dando più flessibilità, e cioè dando la possibilità che laddove gli allevatori vogliano organizzarsi autonomamente lo possono fare, vedendo rimborsato l'intere risorse che spendono. All'oggi mi par di capire che la stragrande maggioranza, se non la totalità, degli allevatori ha scelto le procedure nostre, e cioè l'AFOR che realizza le piazzole e l'utilizzazione attraverso un'estensione, diciamo, dei termini di gara, delle modalità con le quali attraverso la gara del Lazio e per le casette dell'Umbria noi prendiamo i tunnel e le casette, e su questo stiamo intervenendo anche in sinergia e di pari passo con la Caritas, che ha assunto l'impegno di realizzare una decina di stalle con le modalità che appunto mano a mano concorderà con la Regione dell'Umbria. Il Ministro ha preso anche l'impegno, confortato da atti che successivamente sono stati diciamo approvati, di riconoscere un mancato reddito, che è stato quello di dire mi pare circa 20 milioni di euro, 400 euro a bovino, 400 a ovi caprino e non mi ricordo quanto sui suini, intervenendo anche con la possibilità di sostenere anche gli equini, questo anche per far fronte alle esigenze
delle condizioni di disagio che in questa fase ci sono. Allora, questo per dire che naturalmente noi ci rendiamo conto di quanto, pur andando velocemente, chi è al freddo, chi ha subito il terremoto, chi è nelle condizioni appunto che conosciamo, sia all'interno di disagi forti e grandi. Mi pare di poter dire però che nelle condizioni date siamo anche la prima regione che ha realizzato determinati risultati, siamo la prima regione che sta dando risposte di questa natura, e nelle condizioni date certo cercheremo di correre anche più veloce, però stiamo intervenendo mettendo nelle condizioni appunto gli allevatori, tra l'altro, di scegliere. Grazie, prego consigliere per una replica, ma i tempi non ci siamo. Gli allevatori stanno mettendo meno attrezzati, gli animali sotto le stalle inagibili, lo sappiamo per certo, purtroppo solo il 5% delle stalle provvisorie è arrivato. Io non credo che questa sia una risposta che parli di copertura del fabbisogno, è al contrario, bisogna ammettere che si deve fare molto meglio e molto di più, perché a Norcia si va sotto zero con estrema facilità, d'inverno anche pesantemente sotto zero, e il nessuno sarà abbandonato che avevamo assicurato platealmente alle persone diventa una mera promessa a marinaio, purtroppo. Grazie. Andiamo avanti, passiamo all'oggetto 67, un'interrogazione rivolta sempre all'assessore Cecchini da parte del consigliere Smacchi. Pista sul ghiaccio a Gubbio, decisione della sovrintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di divieto di installazione in Piazza Grande, in difformità rispetto ad installazioni simili in città umbre di altrettanto pregio. Informazioni della Giunta al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un saluto agli assessori presenti e ai consiglieri. Ma guardi, ieri abbiamo discusso il bilancio in questa sede e abbiamo sottolineato giustamente che la Regione Umbria ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per il rilancio dal punto di vista promozionale delle nostre città, dei nostri borghi, cercando di risollevare quel turismo, quel commercio, quel piccolo artigianato che a seguito del sisma è in grave difficoltà. Nelle città, anche quelle più distanti dai cosiddetti comuni del cratere, le presenze e gli arrivi sono calati dell'80%. Da più fronti ci viene sottolineato l'importanza e il ruolo delle istituzioni per dare una mano a chi in questo momento è in grave difficoltà, e quando un comune, come il comune di Gubbio, richiede l'autorizzazione per installare una pista di ghiaccio che era stata già installata nel 2015 presso Piazza Grande a Gubbio, la sovrintendenza cosa dice? Dice no, non è possibile, dopo che l'anno prima l'aveva autorizzata. Perché? Perché quella pista arreca danno alla percezione visiva del centro storico di Gubbio. Bene. Male, bene, se fosse un principio oggettivo. Poi andiamo a vedere che cosa succede. Comune di Todi, questa è la foto del comune di Todi, pista del ghiaccio nella piazza principale. Bene, poi vediamo comune di Perugia, pista del ghiaccio nel corso principale. Allora mi dovete far capire una cosa, e questo è lo spirito dell'interrogazione. Noi dobbiamo stare vicini alle amministrazioni, dobbiamo fare di tutto per rilanciarle, dobbiamo far sì che le comunità non siano di serie A e di serie B. Voglio capire che cosa significa dire no al comune di Gubbio e dire sì a comuni altrettanto dignitosi come il comune di Perugia e il comune di Todi, ma che non hanno niente in più rispetto al comune di Gubbio. Grazie. Cecchini. No, la verità è che lo Stato è abbastanza preciso nella ripartizione di competenze quando si tratta di tutela dei beni culturali, ed in questo caso sono materie e vicende che stanno in capo attraverso gli uffici decentrati allo Stato e non alla Regione. Difficilmente, tra l'altro, anche in conferenze di servizio, anche in procedure di concertazione, si scende nel merito di singoli atti, casomai è attraverso una concertazione delle linee di indirizzo e di principio che la Regione può intervenire per
concordare linee e procedure per appunto poter avere la fruibilità dei beni culturali. Immagino che se nella piazza di Gubbio sia stata vietata la installazione di una pista di ghiaccio sarà perché lì è vigente il vincolo della legge 42, mi pare, no? La diversa interpretazione, cioè quello che non sta in capo alla regione non è mio potere sindacarlo. Dico evidentemente altrove ci saranno vincoli diversi dal momento che la soprintendenza è regionale, credo gli uffici sono regionali. La verità è che io credo l'esigenza senza dubbio di avere anche per quanto riguarda il Ministero, quindi gli uffici periferici, una linea di indirizzo per tutti quanti i centri storici credo sia importante, questo per evitare di far percepire ai cittadini che alcuni sono di serie A, altri di serie B. Per il resto, mettiamola così, io non sono, forse anche per l'età e la ormai non più, come dire, no? Scioltezza nei movimenti, non sono una fan di questa installazione nei centri storici. Ritengo che potrebbero esserci tanti altri modi per far vivere e per rendere fruibili i nostri centri d'arte, i nostri centri storici. Ma detto questo, sono una di quelle persone che ritiene appunto che se una norma vale, vale per tutti quanti, e quindi la cosa che si può dire è di far sì di accertarci che per l'anno prossimo stessi vincoli, stesse condizioni abbiano le stesse risposte. Sì, grazie Assessore Cecchini. Io credo che una pressione forte, come è stata fatta in passato da parte della Giunta regionale sulla sovrintendenza, c'era un altro sovrintendente, ora è cambiato, vada fatta, perché guardi, a prescindere se siamo fans o meno, la pista di ghiaccio lo scorso anno a Gubbio ha portato una presenza media di 350 persone al giorno. Mi perdoni, comunque nessuno ha chiesto il mio parere prima di richiedere l'installazione della pista. Mi si chiede adesso che è stata negata, che non, no, tanto per essere chiari, No, io non ho chiesto il parere. No, ma non credo che sia neanche dovuto dal punto di vista delle competenze. No, io le chiedo, assessore, come assessore competente, di portare avanti un'azione nei confronti della sovrintendenza, come lei aveva anticipato nella sua risposta, al fine di far sì che tutte le comunità siano trattate allo stesso modo, al fine di far sì che la norma venga applicata allo stesso modo, soprattutto se nell'anno precedente era stata data autorizzazione, quindi delle due l'una, o c'è il vincolo o non c'è il vincolo. Allo stesso tempo, non so se si ricorda, su quella stessa piazza nel mese di novembre fino a ottobre è stata fatta la mostra del tartufo, quindi mi deve capire perché quella arreca danno alla percezione e questa non arreca danno alla percezione o viceversa. Comunque, per farla breve, questo è un anno straordinario in cui le comunità sono in grandissima difficoltà e le istituzioni non si possono mettere di mezzo a intralciare anche percorsi di ripresa con notevoli risorse che vengono stanziate dalla stessa regione per la promozione, per far ripartire la stessa economia umbra. Grazie. Passiamo adesso all'oggetto numero 68, è un'interrogazione del consigliere Casciari rivolto all'assessore Barberini. Donazione del sangue del cordone ombelicale, dati relativi all'Umbria, intendimenti della Giunta regionale ai fini della realizzazione di una campagna di informazione e di sensibilizzazione. Raccomando ancora i tempi perché stiamo sforando su tutte. Grazie. Sì, grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Questa interrogazione riguarda un tema che è insomma abbastanza sensibile perché riguarda la donazione del sangue cordonale. Vorrei ricordare ai colleghi di quest'Aula, mi scusi consigliere Smacchi. Per favore silenzio, se no non possiamo procedere. È consentita in Italia a scopo solidaristico, cioè una donazione che sia poi a disposizione della collettività, mentre è consentita il prelievo e la conservazione per uso autologo, quindi a fini di autotrapianto, solo in caso di alcune patologie che sono patologie tra consanguini e il nascituro, disciplinati da due decreti, uno del 2009 e uno del 2014 che modifica quello del 2009. Queste due opzioni, quindi prelievo e conservazione in questi casi, rientrano nell'EA e quindi sono completamente gratuiti per la famiglia, per la mamma che li sceglie.
L'uso autologo però non è, quindi per autotrapianto non è consentito in Italia perché non ci sono evidenze scientifiche se non nei casi nei quali ricordavo sopra, però lo stesso decreto autorizza l'espianto e l'esportazione dei sangue di campione cordonale per uso personale ai fini della loro conservazione presso banche private operanti all'estero. Questa operazione è a carico, visto che non è riconosciuta né LEA, giustamente perché non ci sono evidenze scientifiche, è a carico dei genitori, previa però autorizzazione dalla direzione sanitaria del centro nascita, quindi c'è comunque appunto un controllo della direzione sanitaria e quindi indirettamente anche della regione. Questo prelievo di sangue cordonale permette l'istituzione di registri nazionali e internazionali di donatori volontari che, come bene saprete, la possibilità di trapianto tra familiari ha una compatibilità di più o meno il 25%, quindi è fondamentale avere a disposizione una banca nazionale e ancora meglio internazionale, che sono dei veri e propri archivi collegati tra loro, nei quali c'è una maggiore possibilità di trovare un donatore compatibile. Addirittura in Italia esistono 19 banche pubbliche che sono collegate in un network che si chiama Italian Cord Blood Network e sono coordinate quindi dal Centro Nazionale Sangue in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti in un registro italiano donatori di midollo osseo con sede a Genova. Allora, premetto che c'è una scarsa informazione, soprattutto fra le donne in stato di gravidanza, sulla possibilità e anche sul distinguere l'uso autologo dall'uso invece diciamo consentito per legge. Chiedo all'assessore di sapere intanto il numero dei punti nascita dell'Umbria accreditati per la raccolta di sangue cordonale e a quali banche pubbliche, visto che ce ne sono 19, fanno riferimento. Se possibile, il numero delle donazioni effettuate nell'ultimo anno e quante di queste sono quelle che sono partite per l'estero, quindi in realtà sono fuori da LEA. E se magari c'è l'intenzione di fare una campagna di informazione su questo tema e sulla possibilità che i nostri punti nascita danno alle neomamme. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, grazie, ringrazio la consigliera Casciari per aver posto all'attenzione un tema particolarmente sensibile su cui c'è tanta disinformazione nella nostra comunità regionale. È giusto, in Italia è consentita unicamente la conservazione di sangue cordonale presso banche pubbliche solo per l'esclusivo uso eterologo, cioè da destinarsi a chi ne ha necessità e solo in casi delimitati per uso autologo dedicato, cioè personale, oppure quando tra consanguinei del nascituro vi sia una patologia per la quale è riconosciuto clinicamente valido e appropriato l'utilizzo terapeutico delle cellule staminali. La conservazione per uso autologo, cioè indistinto, senza alcuna limitazione, è possibile solamente in banche private che sono collocate esclusivamente all'estero. Ma qui c'è la prima annotazione: l'utilizzo di queste cellule in queste banche private all'estero è praticamente nullo. I centri umbri che sono autorizzati per la raccolta di sangue cordonale nelle caratteristiche che ci siamo detti, quindi eterologo e autologo dedicato, sono Città di Castellebranca, che conservano presso la banca dell'ospedale di Careggi di Firenze, i punti nascita di Perugia, Foligno, Spoleto, Orvieto e Terni, che conservano presso la banca dell'ospedale di Umberto I di Roma. Per quanto riguarda i dati, nel 2016, nel primo semestre, le donazioni presso l'Umberto I sono di 34, le donazioni presso l'ospedale Careggi di Firenze sono state 121. Per fare un confronto, e questo è solo il primo semestre, un confronto nell'intero anno 2015, quest'ultimo dato è 179, quindi in sostanza, se la proiezione è semplicemente matematica,
le donazioni per uso eterologo stanno aumentando nella nostra regione. Per inverso, le donazioni autologhe in Umbria esportate in banche estere sono state nel 2015 124, mentre nel solo primo semestre queste stesse donazioni si sono ridotte a 40. Quindi assistiamo anche qui correttamente ad una contrazione di questo fenomeno. Come vogliamo procedere? È ovvio che rimane fondamentale nella corretta informazione il ruolo delle direzioni di presidio ospedaliero dove ci sono i punti nascita e ovviamente ancor più il personale dei punti nascita, che sono il vero snodo decisionale ed informativo per fornire appunto corretta informazione alle partorienti e alla famiglia nel suo complesso. Pur rilevando però un incremento delle donazioni eterologhe ed un decremento delle donazioni su banche estere, la cui utilità è tutta da dimostrare, è intenzione della Giunta e dell'assessorato promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la popolazione, evidenziando l'importanza della donazione eterologa e per inverso ovviamente cercando di rappresentare la effettiva utilità, peraltro molto parziale e scarsamente utilizzabile, della donazione su banche estere. Grazie. Grazie Assessore. Prego Consigliere per la replica. Grazie Assessore, è stato molto preciso e puntuale e i dati che ci ha riportato dimostrano certamente che c'è una vasta area dell'Umbria che ha bisogno ancora di coltivare quella cultura del prelievo di cellule cordonali. Spero che la campagna informativa possa arrivare appunto non solo alle famiglie ma anche, ahimè, agli addetti ai lavori, quindi in primis alle ostetriche sono coloro che sono in contatto con la mamma e che fanno poi le manovre indispensabili al prelievo. Grazie. Grazie. Passiamo ora all'oggetto numero 70. Si tratta di un'interrogazione del consigliere Nevi rivolta all'assessore Barberini. Necessità di adozione di misure finalizzate al rimborso delle spese di acquisto delle parrucche per soggetti con patologie della cute o sottoposti a trattamenti chemioterapici. Intendimenti della Giunta regionale. Prego, consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma ho inteso sollevare un tema che riguarda purtroppo centinaia, migliaia di persone in tutta la nostra regione, perché sono venuto a conoscenza del fatto che l'Umbria, che è indubbiamente una regione che si vanta di essere all'avanguardia nazionale per quanto riguarda il livello di qualità e dei servizi erogati dal sistema sanitario regionale, ha invece una grave mancanza. Ci sono regioni d'Italia come Liguria, Piemonte, Toscana, Marche, addirittura anche dei comuni che hanno stanziato dei contributi per consentire l'acquisto o il rimborso, anche parziale, di parrucche per soggetti che appunto loro malgrado hanno purtroppo una patologia di alopecia dovuta per esempio all'utilizzo dei farmaci chemioterapici. E quindi io penso che sarebbe assolutamente indispensabile e necessario che la Regione Umbria cominci a ragionare su questo aspetto e si ponga all'avanguardia nazionale su questo tema, perché come ci dicono chi è passato purtroppo attraverso queste esperienze, è molto importante, specie per le donne, la parrucca anche a livello di equilibrio psicologico. Quindi ecco, ho fatto questa interrogazione per sapere se la Regione intende appunto così affrontare questa problematica e con quali misure, affinché appunto l'acquisto delle parrucche per l'alopecia prodotta da patologie o trattamenti farmacologici possa essere in parte o in tutto rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale. Grazie. Grazie
Prego, Assessore Barberini. Sì, grazie al Consigliere Nevi per aver sottoposto all'Aula questa particolare situazione. La sanità è anche supporto psicologico per chi si trova a vivere queste situazioni. La Regione Umbria ad oggi non prevede contributi per l'acquisto di parrucche necessarie a seguito dei trattamenti chemioterapici. La prescrizione delle parrucche, quindi la copertura, ai sensi del decreto ministeriale 332 del 99, ad oggi tuttora vigente, che disciplina le norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili, non prevede questo tipo di sostegno. Nel 2010 nella nostra regione era stato costituito un gruppo tecnico per cercare appunto di composto da medici dermatologici, da oncologici eccetera, oncologi, per cercare di capire le reali necessità e i reali bisogni della nostra comunità regionale. All'epoca fu individuato un fabbisogno, diciamo, di potenziali soggetti, di persone interessate, di circa 1000 persone tra uomini e donne affetti da tumore maligno e sottoposti a trattamenti chemioterapici che potevano aver bisogno di questo supporto e quindi di queste parrucche. Attualmente questo tipo di intervento non è ovviamente coperto non è inserito nei LEA e quindi non può essere coperto con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale trasferito alle regioni. E quindi vi è la necessità, nel caso, di istituire un apposito capitolo di bilancio con risorse proprie della regione. Perché ci siamo fermati? Perché nel frattempo è stato avviato, e è noto a tutti noi, un lungo percorso di aggiornamento dei LEA che potrebbe portare anche alla individuazione e all'inserimento di questo tipo di trattamenti nei nuovi LEA che sono in via di approvazione. Quindi la proposta che faccio per rispondere all'interrogazione è di verificare se questo tipo di situazione potrà essere coperta e inserita nell'EA e quindi eventualmente coperta con le risorse del Fondo Sanitario Nazionale trasferito alla Regione, oppure nel caso provare a laddove non venga inserito, provare ad inserire un apposito capitolo con le risorse regionali, un capitolo che ovviamente però può prevedere una modulazione del rimborso per fasce di reddito, analogamente a quanto previsto per la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini con il famoso strumento dei ticket sanitari. Nella sostanza si potrebbe prevedere una sorta di intervento che cambia modulato in relazione al reddito dei cittadini. Quindi direi di attendere l'approvazione dei LEA che dovrebbe intervenire, sappiamo, nel giro di un paio di mesi, definitivamente, già stata approvata in commissione, all'esito degli stessi possiamo valutare la possibilità di inserire un apposito capitolo e dare una risposta a un bisogno della nostra comunità che è certificato dai numeri che ho appena rappresentato. Grazie. Grazie, prego consigliere Nevi per la replica. No, ma sono soddisfatto del fatto che l'assessore dà atto che il problema sollevato esiste e quindi bisogna affrontarlo. Forse si poteva fare prima, ma questo, diciamo, è un altro discorso. Io quindi penso che sia giusto aspettare l'aggiornamento dei LEA, specie se arriverà entro breve, altrimenti annuncio che presenterò anche magari in sede di assestamento di bilancio, possiamo lavorare per costruire un capitolo regionale, perché io penso che sia veramente una cosa brutta che ci siano malati che in altre regioni possono usufruire di queste agevolazioni o comunque contributi e che in Umbria invece siano lasciati soli. Soprattutto mi riferisco, a ragione l'assessore, al tema di quelli che non se la possono permettere, quindi certamente sono d'accordo anche a farla scalare a seconda del reddito, specialmente se dovesse essere presa da un capitolo regionale. Quindi per il momento sono soddisfatto e prendo atto dell'impegno dell'assessore. Grazie.
Grazie. Passiamo ora all'oggetto 71, è un'interrogazione dei consiglieri Fiorini e Mancini rivolta a Chianella, servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia SpA. Ammontare degli importi e loro utilizzazione relativi a penalità e decurtazioni inerenti il contratto di servizio 2009-2014. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Fiorini. Grazie, Presidente. La società Trenitalia SPA gestisce per conto della Regione Umbria il servizio di trasporto ferroviario regionale mediante contratto di servizio stipulato con cadenza di 6 anni. In caso di servizi, la società Trenitalia SPA è chiamata, secondo il contratto di servizio, a pagare penalità o decurtazioni in favore della Regione Umbria. Con la sentenza numero 273 del 2013, la Corte Costituzionale ha ribadito che questi fondi legati a disservizi o a decurtazioni sono vincolati per garantire su tutto il territorio nazionale un servizio ferroviario omogeneo e più funzionale alle esigenze dei pendolari costretti troppe volte ad affrontare quotidianamente molti disagi per recarsi al lavoro o a scuola. Il coordinamento dei comitati pendolari umbri, in una nota del 10 dicembre 2016 indirizzata alle istituzioni regionali ed anche ai membri della prima e seconda commissione, con cui si chiedono chiarimenti in relazione alla delibera di giunta del 9 maggio 2016 numero 507. Con queste premesse, il seguente questione time serve a chiedere alla Giunta regionale se l'ammontare complessivo degli importi per penalità e decurtazioni relativi al contratto di servizio 2009-2014 stipulato con Trenitalia SPA, l'ammontare per ogni singolo anno degli importi per penalità e decurtazioni relativi al contratto di servizio 2009-2014 stipulato con Trenitalia SPA, la precisa imputazione a bilancio di tali importi, l'utilizzo che ad oggi è stato effettuato di tali importi e in particolare se sono stati impiegati per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico ferroviario. Se vi sono importi residui e, in caso positivo, se sono state già stabilite modalità di impiego degli stessi. Grazie. Grazie. Prego, Assessore Chianella. Grazie, Presidente. Grazie, Consigliere Fiorini e Mancini. Allora, la Giunta regionale, con deliberazione 997 del 2013 e 507 del 2016, ha preso atto degli interventi di razionalizzazione e efficientamento del servizio di trasporto ferroviario gestito da Trenitalia SPA nell'ambito del contratto di servizio sottoscritto nel periodo 1 gennaio 2009 e 31 dicembre 2014. Il contratto in questione prevedeva la progressiva razionalizzazione e l'efficientamento dei servizi ferroviari contrattualizzati in accordo con le disposizioni normative del settore del trasporto pubblico locale, che negli ultimi anni sono state oggetto di numerose rivisitazioni e aggravi, insieme a una contestuale e consistente riduzione delle risorse ad esso destinate, che hanno messo a dura prova la capacità organizzativa e gestionale degli operatori e amministratori del settore. Allo scopo di dare contezza dei risultati perseguiti nell'ambito della gestione del contratto di servizio tra Regione e Trenitalia SPA, è stata elaborata una ricognizione degli interventi di razionalizzazione e efficientamento dei servizi ferroviari regionali effettuati dal 2009 e fino alla naturale conclusione del periodo in cui la Giunta regionale ha preso atto delle deliberazioni succitate. Relativamente alle sanzioni comminate al gestore Trenitalia nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 2014, nella DGR 507 viene fornito il seguente riepilogo: anno 2009, penali per 160.000 euro e decurtazioni per 49.807. Anno 2010, penali per 99.500 euro e decurtazioni 20.515. Anno 2011, penali per 112.000 euro e decurtazioni per 55.274. Anno 2012, penali per 258 e decurtazioni per 112.262. Anno 2013, penali per 100.000 e decurtazioni per 37.050, anno 2014 penali per 220.000 e decurtazioni per 26.000 euro. Occorre precisare che le penali ovviamente vengono comminate nel momento in cui si riscontra un disagio o un disservizio da parte del gestore, mentre le decurtazioni sono per un mancato servizio effettuato e quindi una sorta di detrazione al contratto.
Nel periodo considerato sono state pertanto comminate penali per un importo totale di 949.500 e decurtazioni per 331. Occorre sottolineare che le decurtazioni vanno sommate all'IVA, cioè se lei, consigliere, fa la somma algebrica delle cifre appunto che sono nella delibera, bisogna applicarci l'IVA del 10%. Oltre alla somma di 357.670 relativa alla variazione dei servizi in occasione dell'incendio della stazione Roma Tiburtina a suo tempo accaduto. Aggiungiamo che ulteriori 301.000 euro riguardano inoltre penali comminate prima del 2009. Di tali somme, sino ad oggi, sono state riutilizzate all'incirca 400.000 euro, 389.000 euro, per il miglioramento e incremento dei servizi ferroviari, in genere servizi sostitutivi e implementativi di quelli ferroviari con autobus, su una serie di linee prevalentemente sulle linee Terni-Orte e Orvieto. Le somme poi derivanti dall'applicazione delle penali decurtazioni sono state recuperate sulle liquidazioni periodiche con il rispettivo dovuto a Trenitalia su emissioni di note di credito da parte del gestore per l'equivalente importo delle penali appunto applicate annualmente. Con la novità introdotta dal Decreto Legge 118 del 2011, però, concernente l'armonizzazione del sistema contabile, le somme provenienti dal risparmio di spesa, appunto le penali e decurtazioni combinate al gestore, non sono state sostanzialmente rese più disponibili, cioè sono entrate nel bilancio più generale dell'ente e quindi al momento non c'è una, assessore, diciamo, tempo. Ho finito. Non c'è un diciamo certezza rispetto al recupero di queste somme né diciamo eventuali progetti di loro utilizzazione. Grazie. Grazie, prego consigliere Fiorini. Grazie Presidente, ma non sono per niente soddisfatto perché, come le ultime parole dell'assessore, in cui ha detto che alcune somme sono nel bilancio più generale, quando poi viene soppressa la fermata di San Liberato, quando poi l'autobus che dalle 1.35 parte da Terni per portare gli studenti a San Liberato, cioè riportarli a casa, è stato soppresso. E quando questi importi devono essere impiegati proprio all'interno sia per quanto riguarda il trasporto su ferro e per quanto riguarda il trasporto su bus, sull'autobus, io credo che sia valga lo stesso principio di Trenitalia, cioè che se c'è un ritardo o qualcosa Bus Italia debba pagare delle multe, di servizi che vanno poi rimpiegati all'interno sempre del servizio di Bus Italia. Comunque, se noi non cerchiamo, o per altri motivi, questi importi vanno utilizzati magari per far tornare altri conti e noi non creiamo un trasporto serio, soprattutto per quanto riguarda un collegamento importante per la nostra regione, automaticamente anche il turismo, che ieri l'assessore Paparelli decantava, non avremo né il turismo, non abbiamo i trasporti, non avremo neanche, perché comunque sia anche lì c'è un grosso problema anche sulla sanità, visto le liste d'attesa discorrendo, dobbiamo metterci in testa che le risorse che riguardano ogni singola materia vadano investite per la materia specifica. Grazie. Grazie. Abbiamo adesso l'ultima interrogazione, sempre rivolta all'assessore Chianella e presentata dal consigliere Carbonari. Servizio di trasporto ferroviario regionale gestito da Trenitalia S.p.A. Interventi di razionalizzazione ed efficientamento nell'anno 2015. Interventi programmati per il futuro con le somme non ancora utilizzate derivanti da penalità e decurtazioni. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Grazie Presidente. Evidentemente solamente le forze di opposizione sono state sollecitate dalle mail che è arrivata a tutti i consiglieri, però entrambi, sia io sia i consiglieri della Lega, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre il tema alla Giunta, no? Parliamo sempre dello stesso contratto di servizio di Trenitalia e parliamo anche noi del, giusto per fare la storia generale, veloce, chiaramente a decorrere dal 2013 esiste il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri di trasporto pubblico locale, anche ferroviario,
stabilendo quindi criteri per la ripartizione delle risorse basati sulla razionalizzazione e efficientamento delle risorse. E quindi la logica era quella di incentivare e efficientare il trasporto ferroviario. E sappiamo che c'è stata una delibera di giunta del 6 febbraio 2012 che rimandava a un successivo atto la disamina dell'efficientamento e della razionalizzazione. Le due successive poi delibere che già di cui già ha parlato l'assessore, quindi la delibera di giunta regionale del 2013 dove si faceva, che aveva appunto oggetto la ricognizione degli interventi, e l'ultima soprattutto quella del 2016, la 507, avente lo stesso oggetto, dove però si quantificano anche le penali, ovvero ricognizione quindi conclusiva degli interventi di razionalizzazione e di efficientamento per tutto il periodo 2009-2014, che indicava appunto i risultati generali, totali, sia annuali che totali, da cui si evince che nel periodo dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014 ci sono state penali per un importo di 950.000 euro circa e decurtazioni per un importo di 332.000 euro a carico di Trenitalia e quindi ai sensi del contratto di servizio appunto stipulato. Questa deliberazione indicava che queste somme, tali somme erano state sino ad ora riutilizzate, per 390.000 circa, per il miglioramento, incremento dei servizi ferroviari. Quindi, da cui ho capito, da quanto io ho capito, 9,50 più 3,31 meno 3,90 utilizzati dovevano essere riutilizzati per l'efficientamento la somma residua. Noi interrogavamo la Giunta per sapere quali sono stati gli specifici interventi di miglioramento e incremento dei servizi ferroviari regionali con le somme stanziate e quali invece i futuri specifici interventi di miglioramento. Anche se parzialmente la risposta mi sembra di averla già capita dalla risposta dell'assessore, però attendo la risposta alla mia e poi faccio le mie considerazioni. Grazie. Prego, assessore. Grazie Presidente, grazie consigliere Carbonari. Non rileggo quello che ho già di fatto. Il problema è, e però faccio una considerazione rispetto anche a un appunto che faceva il consigliere Fiorini, che fa parte ovviamente della stessa, dello stesso argomento, tra virgolette. Il problema vero è stata l'armonizzazione sostanzialmente dei bilanci, cioè l'introduzione di queste norme che di fatto è ovvio che queste risorse sono tornate nel bilancio e poi sono in parte probabilmente ritornate nel fondo più generale dei trasporti. Nel corso degli anni, come è normale che sia, ovviamente ci sono durante il corso dell'anno rimodulazioni rispetto alle necessità più generali dell'organizzazione dei trasporti nelle diverse aree del territorio regionale. E quindi, l'organizzazione dei trasporti nel senso più generale non è una cosa fissa, cioè ingessata. Comunque una parte di queste risorse, circa 400.000 euro, l'ho già detto, sono state utilizzate. Se altre risorse riusciremo a reperirle, le utilizzeremo ovviamente per l'implementazione, per l'organizzazione di servizi aggiuntivi. Come ho detto prima, queste risorse sono state utilizzate soprattutto nella tratta Terni-Orte-Orvieto, linee che oggi non ci sono perché poi nel corso del tempo sono venute meno, le necessità appunto a suo tempo registrate. Per quanto riguarda la stazione di San Liberato, annuncio che c'è un'interlocuzione in corso e che nella predisposizione del nuovo orario appunto proposto da Trenitalia esso ha subito tutta una serie di partecipazioni, non ultima quella dell'Associazione dei Consumatori, ha avuto tutte le naturali approvazioni. Detto questo, c'è un'interlocuzione in corso per valutare la possibilità di intervenire e a breve vedremo un attimo quello che si può fare. Grazie. Consigliere Carbonari.
Allora, quindi mi sembra di aver capito che per il futuro si vedrà, ma per il passato sono confluiti nell'utilizzo generale, nella disponibilità generale del bilancio. Ora, io non sono soddisfatta chiaramente, perché penso che i fondi siano targati, no? Perché me lo dite sempre voi, se il Fondo Nazionale Sanitario va per la sanità, così anche il Fondo per i trasporti deve andare per i trasporti, quello ferroviario doveva servire per le inefficienze. Ora, che voi prendiate e facciate un po', utilizzate questo fondo per fare altro, secondo me non è tanto corretto, soprattutto perché avete stipulato un contratto che prevedeva determinate cose, no? E quindi se prevedeva che dovevano essere utilizzati per l'efficientamento della rete ferroviaria, non è che potete prenderli, che ne so, adesso faccio un esempio, e metterli in altra parte o per un utilizzo di un altro tipo di spesa. Quindi credo che non abbiate adempiuto il contratto di servizio. E quindi la cosa sinceramente mi lascia perplessa da molti punti di vista. Grazie. Grazie, concludiamo così la seduta del Question Time e ci aggiorniamo per il giorno 28 alle ore 15:30. Buona giornata a tutti.